E ben trovate qui sul mio canale Elena Tionelti, Life Coach. Sono sempre la vostra Elena. Sono molto lieta di ritrovarvi qui. In questo video andrò a parlare di che cosa significa quando smetti di preoccuparti così tanto, della tua manifestazione. È come se non ti interessasse più o non più come prima. Prima di entrare nel vivo di questo nuovo video, ti raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Ci sono vantaggi ovviamente riservati ai soli iscritti a questo canale. Puoi farlo come al solito nell'icona in basso a destra, l'angolo in basso a destra del tuo schermo o nel bottone qui sotto. Ricorda anche che offro sessioni di coaching, specificatamente legge di assunzione per la manifestazione della tua persona specifica, e per la manifestazione di qualsiasi altro obiettivo di tuo interesse, e che ci sono moltissime masterclass e corsi in studio autonomo che puoi trovare linkati qui sotto e alcuni sono ancora in offerta. Sono tutte masterclass e corsi che puoi seguire con i tuoi tempi e che restano sempre a te, ti aiuteranno a manifestare qualsiasi cosa desideri e coprono tutte le sfaccettature della manifestazione intenzionale con la legge di assunzione. Un'ultima cosa che voglio aggiungere prima di tuffarci nel tema di questo nuovo video: ogni settimana puoi partecipare alla possibilità di ricevere uno dei miei ebook che sono in vendita qui sotto gratuitamente. E il modo per entrare nella possibilità di ottenerlo gratuitamente è ovviamente essere iscritta al canale, mettere mi piace ai miei video e commentare i video qui sotto e in più seguirmi su Instagram, se ovviamente sei su Instagram. Quindi tuffiamoci nel tema di questo nuovo video. Che cosa vuol dire se non ti importa più così tanto della tua manifestazione? È un tema estremamente importante e può significare, se sei in questo stadio o se non è nemmeno la prima volta che ti ritrovi in questa fase, può significare moltissime cose. Dipende anche da quanto tempo sei nella manifestazione, dalla comprensione di come funziona la legge di assunzione e l'applicazione del principio, che cosa stai manifestando, la tua situazione specifica e da quanto tempo ti stai applicando. Ok, quindi il primo fattore, il primo aspetto che possiamo andare a evidenziare che cosa significa se non ti interessa più. Significa una cosa estremamente semplice, che non sei più così aggrappata al risultato che quindi viene trattenuto, perché l'attaccamento non è altro che pensieri contrari, resistenti, che stanno trattenendo la fruizione del tuo risultato. Stanno letteralmente trattenendo quella cosa da te. E ho creato un'intera masterclass su questo. Si chiama Vincere senza combattere. È ancora scontata del 50% e puoi trovarla sempre qui sotto, nel link qui sotto, in descrizione del video. Ora, questo stadio di non avere più questo incredibile grip, questo stringere forte forte, devo assolutamente manifestare questa cosa, questa persona, questa relazione, e lasciare andare la presa, può derivare da diversi fattori. Quindi andrò a elencarli in un attimo, ma
prima di andare a questi fattori, andiamo a vedere un pochino che cosa significa essere attaccati al risultato, avere questo grip. Quindi, di nuovo, quando noi siamo estremamente attaccati a qualcosa, a qualcuno, a un esito specifico, quello che significa è che stiamo cercando di afferrare il risultato finale. E se stiamo cercando di afferrare il risultato finale, significa che non lo abbiamo. E questo tipicamente si fa sentire dentro il corpo con delle sensazioni di sconfortevoli, fastidiose. E nella tua mente, in background, ci sono delle affermazioni robotiche che dicono: ho assolutamente disperatamente bisogno di questa cosa, ancora non è accaduta, ho paura che non accada, e così via, lungo le linee di queste affermazioni. Quindi in realtà stai affermando automaticamente senza accorgertene, il tuo desiderio lo stai tenendo alla larga, non volendo. E puoi percepire questa cosa di nuovo, come ho detto, dentro il corpo, come una tensione continua che ti esaurisce, ti fa stare in questo stato di totale mancanza, ed è una cosa veramente, ti rende esausto, ok? Ti esaurisce completamente, perché non arrivi mai allo stadio in cui ah, finalmente ce l'ho fatta. Ed è proprio quel rilasciare, finalmente ce l'ho fatta, fisico, fisiologico, che segnala: ok, è qui, e la manifestazione entra. Quando sei in quello stato lì, in quello stato mente-corpo lì, in quello stato mind-body, significa: oh, non ho questa cosa e ne ho un disperato bisogno e non è qui, aiuto, aiuto, aiuto. Dov'è? Oh mio Dio, oh mio Dio. Quindi prova proprio adesso, in questo momento, a sentire all'interno del tuo corpo come ci si sente quando sei in quello stato. E questo è il contrario dello stato del desiderio soddisfatto, pagato, realizzato, wish fulfilled. È esattamente il contrario del vivere alla fine. Ed è il modo in cui si sente il tuo corpo, questa sensazione di tensione, tutti i muscoli che spasmodicamente si tendono nel disperato tentativo, questa morsa, questa tensione che segnala: non è qui, aiuto, ok? Quindi che succede? Quando arrivi a un punto, magari dopo anni che stai manifestando attivamente, magari nell'ambito, questo accade nell'ambito della persona specifica, della relazione o del miglioramento della relazione, e i tentativi sono andati a vuoto, o hai manifestato, hai avuto delle manifestazioni avverse che ti hanno fatto entrare in uno stato di apatia, depressione, come dire, disinnamoramento dalla situazione, ok? Quando arrivi al punto, magari dopo tante volte, che veramente non ne puoi più, che non ti interessa quindi più, perché ti rendi conto che il tuo benessere globale deve essere sempre al primo posto, e questo stato di cose non ti fa star bene, lasci andare la presa, molli. In un senso ti arrendi e lasci perdere. Ti dici: ok, so che ho fatto il meglio di quello che ho potuto. La vita ha ancora tanto bene da offrirmi. Mi apro alle infinite possibilità della bellezza che la vita ha ancora da darmi. È ovvio che, certo che desideriamo ancora quella cosa, è ancora la nostra preferenza, ma cominciamo a capire che sta creando più caos che altro quello
questo continuo tentativo, e il continuo tentativo è il contrario di quello che abbiamo bisogno di fare. Ovvio che quando iniziamo a mollare, perché non ci interessa più, perché siamo esausti, e veramente spostiamo la nostra attenzione altrove, al nostro stato di benessere, a coltivare benessere in tutti i modi possibili, è ovvio che spostiamo il focus della mancanza di quella cosa persona. E che cosa succede quando spostiamo il focus via dalla mancanza e lo mettiamo sulla pienezza dell'essere e delle cose che ci fanno stare bene e ci danno benessere? Che la nostra energia torna a scorrere, siamo ok, siamo bene, e per conseguenza, come effetto collaterale bonus estremamente positivo, così come accade per la guarigione dal dolore nociplastico, nello stesso identico modo, questo cambio di focus messo sul benessere spesso e volentieri risulta nella manifestazione che viene a fruizione inaspettatamente. Quindi ci sono almeno un paio di motivi, a mio giudizio, per cui potresti sentirti che non ti interessa più. Uno di questi è, come ho detto prima, spesso ci esauriamo. Lanciamo tutte queste tecniche, ci lanciamo in questa cosa in modo disperato, fino ad esaurirci, fino ad arrivare veramente a un esaurimento che può essere un esaurimento, è un esaurimento adrenergico. Cioè, le nostre ghiandole suonerali hanno pompato così tanta adrenalina e cortisolo da uno stato di oddio, non è qui, non sono sicuro, che letteralmente, fisiologicamente siamo esausti. E se continuiamo in quel modo, guess what? Andiamo in totale burnout. Quindi a un certo punto la nostra saggezza interna ci dice: ehi, stop that, fermati, fai qualcosa che ti faccia stare bene a prescindere, perché questo è l'obiettivo della tua vita, darti piacere. E quindi se sono magari anni che stai cercando di manifestare attivamente qualcuno, dipende da come hai preso in generale la scoperta della manifestazione e dal come tu stai praticando le tecniche di manifestazione. Se queste cose vengono prese nel modo in cui fai fatica, ti esauriscono la tua energia. E quindi automaticamente la saggezza del corpo ti dice: ok, dacci un taglio, arrenditi, lascia andare. Non è questo il modo di vivere la tua vita. E in quel modo, molto spesso, il risultato è che il desiderio finalmente non ha più resistenze, non ha contra più opposizioni e si manifesta in pieno. Ora, se tu sei una di quelle persone che si è esaurita, è estremamente probabile che tu sia bloccato, bloccata, bloccata in tecniche. Nel fare delle tecniche, invece di restare nel tuo risultato finale o self-concept o stato che dice: ho già la mia manifestazione, sono ok perché è già accaduto. Ho un'intera masterclass su questo aspetto, vincere senza combattere, e la trovi linkata qui sotto. Come ti ho detto, non dovremmo sentirci esaurite, esauste dalla pratica del manifestare attivamente. Se tu sei nel tuo risultato desiderato, se tu sei nello stato di è mio, non hai preoccupazioni, non cerchi di afferrare, non sei esausta, non c'è niente di esaurente o che drena energia. Sul fatto di sapere, ora sono rilassata perché ho ottenuto anche questo. Può essere un pochino come dire: wow, cavoli, ottengo veramente sempre tutto quello che voglio. Quindi non dovresti sentirti esaurito, esaurita. Ma molto spesso
Se qualcuno ha utilizzato tecniche di manifestazione per tanto tempo e ha anche manifestato cose avverse, ha avuto tanti pensieri spaventosi, può diventare qualcosa che ti veramente esaurisce completamente. E in un post che ho scritto ieri sera, questo potrebbe essere inaspettatamente un enorme vantaggio per te ora, se questo è il tuo caso, perché ti sei talmente tanto stancata. E non ne puoi più, che veramente finalmente arrivi a un punto di totale saturazione, like basta, ma proprio basta, non ne posso più. Che è talmente tanto forte questo darci un taglio, che dai un taglio a tutti i pensieri opposti, a qualsiasi cosa. E questo significa che il desiderio può arrivare, proprio per questo motivo. Molto spesso succede. A me è sempre accaduto, e sto parlando di un periodo della mia vita, periodi della mia vita in cui non conoscevo la manifestazione. Un'altra cosa che accade, c'è anche un altro stato dell'essere in cui tu puoi arrivare quando, e questo lo facciamo anche per la guarigione del dolore nociplastico, per dare un segnale al cervello, al sistema nervoso di sicurezza, di sono al sicuro ora, arrivi a un punto in cui ti dici: ehi, ma io sono ok con la mia vita e me la cavo, me la caverò alla grande, che questo desiderio si manifesti oppure no. La mia felicità e il mio benessere non sono dipendenti da qualcosa o qualcuno. Quelle sono addiction, sono droghe. Dalle droghe, cl delle addiction classiche e anche queste, letteralmente. Ok, quindi nel momento in cui sani questa addiction, ritorni al tuo centro, sai che in continuazione crei cose meravigliose nella tua vita e torna alla tua vitalità e gioia di vivere spontanea, naturale, che sgorga naturalmente nella nostra energia, che vivrai una bella vita comunque, che accada questa relazione o no, che si manifesti quest'altra cosa o no, sei libera, sei libero. Il tuo spirito è libero. Non è vincolato a qualcosa, a qualcuno per sentirsi, affinché tu ti senta, affinché tu senta gioia e felicità. Quindi essenzialmente può esserci anche questo stato dell'essere in cui finalmente arrivi o ritorni, in cui ti accorgi semplicemente: ehi, certo, la mia preferenza è ovvio ancora su quella cosa, ma sai, me la caverò lo stesso, me la caverò perché la caverò bene, posso ancora creare tante cose belle per me. Non sono vincolata, legata a quella cosa, a quella persona per essere felice, anche perché non funziona così, ok? Quando sei in quello stato, quando veramente sai che è così, che starei bene comunque in qualsiasi sia l'esito. Di fatto non solo starei bene, ma ti godrai veramente la vita, perché se sei esausta adesso non te la stai godendo, ed è questo proprio il punto. Il punto della manifestazione della legge è godersi la vita, è il contrario della mancanza. Se ti senti amata, in pace, a prescindere, senza quella persona, senza quella cosa, niente. Riceverai molte più belle cose in più. Avrai una vita meravigliosa e incredibile comunque. Anzi, non sai domani cosa ti porterà la marea. Quando ti accorgi, quando realizzi che è veramente così, automaticamente tutta quella stretta su quello specifico desiderio perde la stretta, non importa più. Semplicemente non ti importa più così tanto in quel modo. E di nuovo questa è una cosa fantastica. È semplicemente lasci andare e
diventi disponibile a tutto il bello che la vita ha da offrirti e ti apri a tutto, mi apro a tutto il bello che la vita ancora ha da offrirmi. So che potrò essere felice in altri modi. Questo è tipicamente il modo in cui le cose si manifestano nella vita, perché non abbiamo attaccamento a nulla. Siamo il flusso della vita stessa. Puoi avere qualsiasi cosa vuoi, puoi avere chiunque vuoi, puoi desiderare specifiche cose, ma quando comprendi nel profondo che la tua felicità non è dipendente da quelle cose, automaticamente c'è questo lasciare andare, lasciare scorrere o non dargli quell'eccessiva importanza che invece tu hai. Allora quella cosa accade. Allora quella cosa, come dire, ritorna verso di te. Può venire a te, non ha più impedimenti. Quindi queste sono le ragioni, i motivi per cui possiamo iniziare a arrivare a un punto in cui proprio basta, non ne posso più, non mi interessa più, non mi importa più così tanto, chi se ne frega. E direi è sempre un'ottima cosa. Ora so che le persone poi vanno a chiedere: ma che significa che la mia manifestazione non accadrà mai più se smetto di pensarci? Se smetto di manifestarla attivamente? Questa è una paura piuttosto comune che le persone hanno. Come per dire, se smetto di pensare a questa persona, a questa manifestazione, non accadrà più. La mia risposta, tratta dalla mia esperienza della mia vita pre e post manifestazione attraverso il lavoro con tante persone. La manifestazione avviene sempre, a meno che io non decida che non la voglio veramente più e quindi dia un comando, no, non farla più entrare questa cosa. Ok? Quindi non è assolutamente necessario che una persona sia sempre costantemente attiva nel manifestare. E per quanto riguarda le affermazioni robotiche, praticamente l'ho appena spiegato. Infatti, che cosa succede se smetti all'improvviso di avere pensieri opposti al desiderio? Che niente più lo blocca. Lo scopo delle affermazioni robotiche è focalizzarti sullo stato del desiderio soddisfatto, affermando fatti. E questo è il modo, perché più pensi a un qualcosa, più il tuo focus va lì. Molte persone non praticano questa cosa nel modo corretto e quindi che succede? Nel momento in cui sposti completamente il focus, perché è una questione di focus, di concentrazione, di saturazione, quella cosa su cui ti sei saturato per così tanto tempo, ora sposti completamente il focus. Avevo già spiegato che esiste una prima parte del decidere e una seconda parte del ricevere. Hai deciso, 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 deciso. Sposti il focus a un altro soggetto, un'altra cosa, e ricevi, ricevi, ricevi nel frattempo. Nel frattempo il desiderio in background lavora sempre per te ed è come funzionano le affermazioni robotiche. Infatti, nella mia pratica, che cosa faccio io personalmente nella mia vita e puoi andare più in profondità nella mia guida alle affermazioni per la tua soddisfazione istantanea, la trovi sempre linkata qui sotto, è ancora scontata. Prendo un certo quantitativo di tempo durante la mia giornata per pensare all'esito già realizzato su un aspetto. Dopodiché sposto il focus su un altro soggetto, su un'altra cosa e così via. Quindi ci sono vari segmenti di tempo in cui io mi focalizzo sull'esito già realizzato e poi sposto il focus. Quindi focalizzo, sposto il focus su un altro argomento, automaticamente il focus precedente, la cosa che ho affermato, è libera di manifestarsi. Quello che voglio che tu ricordi sempre è che quindi lasciare andare in questo modo, permettere alla cosa di entrare, sarà sempre a tuo vantaggio, sempre a tuo beneficio.
Perché lasciare andare in questo senso essenzialmente sta dicendo sono nello stato di sono ok, sono al sicuro. E quando sei nello stato di sono ok, sono completa, sono al sicuro, allora è quello che si manifesta per te, completezza, sicurezza, appagamento. Cioè il contrario della mancanza. Questa è esattamente come funziona la realtà. Ok, quindi lo stato del lasciare andare in realtà lo dovremmo chiamare lo stato del permettere, lo stato del lasciare entrare e ti fa sentire leggero, leggera, ti fa sentire meglio, è più piacevole da sentire, non hai questa ossessione incredibile di ah! No, sei rilasciato, sei sollevato, sei in relax, sei aperto, sei espansivo, sei frizzante, l'energia può di nuovo scorrere liberamente. Ed ecco che quando l'energia scorre, la manifestazione arriva. Ma tu non sei così focalizzato su quello e quindi è meglio. Quindi andrà sempre, sempre, sempre a tuo vantaggio, specialmente se sei arrivato a un punto dove veramente stop. Io chiudo con questa cosa, ok. Quella forza potente che dice no, veramente sto, cioè no, basta, dopo questa basta. È in realtà il tuo maggiore asset, il tuo maggior vantaggio, ok? Sarà sempre un'ottima cosa per te, per la tua salute fisica, emotiva, mentale, spirituale, ti porterà sempre a cose meravigliose nella tua vita e credo fermamente in questo. E se sei curioso, curiosa, curiosa su diciamo la mia posizione sulle affermazioni robotiche e come utilizzarle, qui trovi i miei due top video sull'argomento.